E il Giulianova ad avanzare in Coppa ai sedicesimi di finale. Come a Francavilla, anche col Pineto i giallorossi hanno la meglio ai calci di rigore, ma il verdetto è giusto per quanto visto nei 90 minuti regolamentari, finiti 0-0, ma nei quali il Giulianova, già in clima campionato, si è fatto preferire per voglia e intensità contro un Pineto che ha tenuto difensivamente, ma ha faticato tanto a creare gioco. Passi indietro rispetto al match con la San Giustese. Nel Giulianova il tecnico Stallone, squalificato, lascia in panchina Frulle e Palladini e vara un 3-5-2 con Fuschi, De Fabritis e Ferrante in difesa, Antonelli sulla corsia sinistra. Amaulo replica con un 4-3-3, Tomassini preferito a Pedalino, ai suoi lati Farias e Villanova. Si gioca davanti a circa 500 spettatori, fa molto caldo e il Giulianova si adatta meglio nel primo tempo. Il Pineto prova a fare la partita ma raramente entra nell'area di rigore avversaria. Del Grosso scalda i guanti di Fargione, poi al nono replica Villanova. Il suo sinistro centrale resterà l'unica traccia pinetese del primo tempo. Il Giulianova riparte con più cattiveria e al tredicesimo reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano in area ospite. Sugli sviluppi del successivo corner, Ferrante corregge in porta la torre di Tozzi Borsoi, ma è tutto vanificato dalla posizione di fuorigioco del difensore giallorosso. 24esimo, carambola in area del Pineto, ne approfitta Tozzi Borsoi che calcia troppo centralmente. 27esimo, Amaulo perde l'acciaccato Tomassini, al suo posto Pedalino. Ancora Giulianova prima della fine del tempo, prima con un sinistro di Antonelli al 33esimo, poi al 40esimo con Fuschi che incorna il traversone di Del Grosso. In entrambi i casi ordinaria amministrazione per Fargione. Nel corso dell'intervallo la società del Real Giulianova, con una piccola cerimonia, ha consegnato tutti i trofei conseguiti in questo biennio all'ASD Calcio Giulianova, già giuliesi per sempre. Questi trofei appartengono alla città, ha detto il presidente Bartolini. Ad inizio ripresa c'è Pepe al posto di Orlando nel Pineto, ma la squadra di Amaulo non c'è ed è il Giulianova ancora a menare le danze. Al terzo ci prova dalla distanza Fazzini, mentre all'ottavo protesta in maniera veemente il Fadini, contropiede del Giulianova con Tozzi Borsoi che prova a passare di forza, poi va giù nel contatto con Pepe. Rigore o punizione per Capriolo di Bari, invece è simulazione del centravanti giuliese che viene ammonito. Amaulo allora corre ai ripari, sostituiti Villanova ed un Farias totalmente fuori partita, dentro Mancini e Di Rocco, tridente rinnovato e Pineto che si rifà vivo con Pedalino che non impensierisce più di tanto Sciva. Al 23esimo bello spunto proprio di Mancini e stavolta Sciva deve impegnarsi. Primi cambi anche per il Giulianova, Monaco, Fabrizio e Frulla per Forò, Antonelli e Di Paolo. Poco o nulla di rilevante accade fino al secondo dei 4 minuti di recupero, quando col Giulianova risistemato col 4-4-2 Del Grosso riceve la bella apertura di Tozzi Borsoi ma non riesce ad angolare il tiro. Si va dunque ai rigori, dove la differenza la fanno le due parate di Sciva su Esposito e Di Rocco e l'errore di Mancini. Giulianova segna con Tozzi Borsoi, Fuschi e Barlafante. Finale 3-2 per la soddisfazione del pubblico del Fadini. Giulianova unica squadra abruzzese rimasta in lizza in Coppa Italia, ma da domenica sarà campionato. Giulio e Torre, la vittoria arriva con i calci di rigore, ma una vittoria meritata per quanto visto nei 90 minuti. Beh, anche secondo me, specialmente nel primo tempo li abbiamo messi in grande difficoltà, poi sinceramente con il caldo che faceva era difficile tenere quei ritmi, però nonostante tutto la squadra anche nel secondo ha dimostrato equilibrio in tutti i reparti, quindi è stata una partita che, come hai detto tu, probabilmente indipendentemente dai rigori abbiamo fatto qualcosina in più del Pineto. È sembrato un Giulianova già in clima campionato, forse perché in queste domeniche si doveva già giocare. Guarda, il fatto che abbiamo giocato questa la terza partita di campionato ci ha aiutato tanto da questo punto di vista, perché giocare delle partite anche se di Coppa Italia, ma per noi sempre comunque importanti, ti aiuta a trovare la condizione giusta per il campionato, anche a livello, soprattutto a livello agonistico. A Mauro, la fase difensiva ha tenuto in piedi il Pineto, però probabilmente rispetto alla gara con la San Giustese ci sono stati dei passi indietro. Sicuramente non abbiamo fatto un'ottima gara in fase offensiva, abbiamo fraseggiato bene fino a un certo punto, poi gli ultimi 20 metri c'è stata un'interpretazione sbagliata dell'ultimo passaggio e abbiamo concluso male. E il caldo inciso per entrambe le squadre, sicuramente non c'è stato un ritmo molto alto della gara, è una partita equilibrata, penso che poi l'esito finale era quello del pareggio, poi il Giulianova è stata più brava dagli 11 metri. A un certo punto lei si è arrabbiato con Farias e Villanova li ha cambiati entrambi. Sicuramente mi aspetto molto da questi giocatori e anche da chi è subentrato. E come ho detto prima, possiamo e dobbiamo far meglio, soprattutto nella fase offensiva, perché abbiamo giocatori di qualità che può far male sia dall'inizio o entrando in partita in corso.
hai preso un giallo per simulazione, ma cos'è successo? No, io penso che sia stato chiaro a tutti alla fine quello che è successo, diciamo, su un mezzo contrasto la palla è rimasta a me, stavo davanti alla porta, ovviamente Alfonso Pepe, che tra l'altro è un mio amico, quindi mi ha afferrato e niente, l'arbitro, non so se era punizione o rigore, comunque in entrambi i casi lui ha dato punizione a favore del Pineda e a me ammunizione, quindi non so cosa abbia visto, però ci sta. Romano, inizia un campionato di Serie D, domenica prossima ad Agnone sarà già battaglia, perché uno scontro contro una pari grado, lotta per la salvezza anche l'Agnone, e voi insomma oggi avete dimostrato che siete in clima campionato. No, ma noi siamo una squadra, l'ho già detto, bella tosta, quindi non molliamo mai, poi dopo più o meno forti delle altre, questo qui sarà solo il campo a deciderlo, dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima, come se fosse, ecco, un passaggio di turno di Coppa Italia, no? Perché le partite singole difficilmente a livello di approccio le sbagliamo, quindi dobbiamo tenere queste caratteristiche e andare avanti.